mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Core Tartufo, che mi chiede di parlare del film di Sean Levy, Una notte al museo, del 2006, film che ebbe un grandissimo successo e che ha generato altri due seguiti altrettanto, secondo me, mediocri come questo film. La storia appunto è quella di Ben Stiller, che interpreta Larry Daly, divorziato con un figlio di 10 anni che praticamente si vergogna del padre, che praticamente viene licenziato e che trova un lavoro come guardiano notturno appunto in questo museo. I tre vecchi gli danno le chiavi, gli dicono di fare insomma quello che deve fare durante il turno. Lui si rende conto durante il turno di notte, visto che un T-Rex scappa e va a bell'acqua, praticamente che grazie a una tavoletta, diciamo così, di un faraone, tutte le cose prendono vita di notte, tutto ciò che è appunto all'interno del museo, che siano il cowboy, che sia il romano che con un Owen Wilson, con quell'altro che fanno i battibecchi, che sia appunto Teddy Roosevelt interpretato da Robin Williams, che sia la ragazza indiana, insomma tutto il conto, c'è proprio un po' tutto all'interno. E il nostro all'inizio rimane stupito da tutto questo, torna dai tre guardiani e dice: ma come cazzo mai non mi avete detto cos'è successo? Il punto è che in realtà poi i tre guardiani hanno in piano, visto che si sono andati in pensione, di portarsi a casina delle opere e riuscire in questo modo a fare due vaini. Ma in realtà fanno un grosso casino perché si portano via una tavoletta, quindi succede enorme casino, ma il nostro chiaramente è Ben Stiller, porterà tutto a casa. È filmetto assolutamente esclusivamente per famigliole e bambinetti, perché è un film assolutamente inutile nel vero senso della parola. Si cerca di riciclare e di citare 6.000 film che vanno da Jujan, Jumanji, a Jurassic Park, a tutto il pop possibile, per poi in realtà rimanere solo soddisfatti dai tre cattivissimi, che sono tre storici attori clamorosi: Van Dyke, Mickey Rooney e Bill Copps, che sono forse la cosa migliore del film, in questi tre pazzoidi. Ma il film comunque, ripeto, ha del ritmo, riesce a essere girato con un discreto gusto, gli effetti non sono fatti male, ma è proprio un film che non ha forza narrativa al punto giusto. Le gag sono abbastanza spente, Ben Stiller cerca di fare il più possibile, ma secondo me è meno legato Stiller a una commedia così familiare. Lo preferisco quando fa lo stronzo, diciamo, quando è più inserito in un cinema ben più particolare, come quello dei fratelli Farrelly per esempio, via dicendo, addirittura il suo stesso. Qui invece mi sembra che giri un po' in tondo, facendo un ruolo all'Adam Sandler, che sì, lui fa, ma che non sembra nemmeno girarli troppo addosso. Per il resto gli attori se la cavano, come ho detto, quei tre mostri della recitazione continuano ad essere grandissimi. La fotografia di Guillermo Navarro è sicuramente di ottimo livello, così come tutti il reparto tecnico. Peccato che il film secondo me sia abbastanza noioso e che regali una bellezza sola, ovvero Carla Cugino, che è veramente clamorosa, e per il resto che però è un personaggio anche abbastanza abbozzato. Peccato, anche se poi entrerà diritto nella storia. Ma è un film che, ripeto, buono per le famiglie che se lo possono guardare, il tempo si passa, e per me però è men che modesto, è robetta proprio inutile, non brutta come i sequel, che saranno veramente tirà per i capelli, un'idea già tirata per i capelli, ma insomma anche qui non è che si voli altissimo. Ripeto, è un film che può piacere o non piacere, non è nemmeno, non è un cesso totale né un grande film, quindi è un classico film di mezzo che può garbare più o meno a seconda della sensibilità o della voglia di potersi far garbare una cosa che per me secondo me è scritta veramente a cazzo di cane, ogni tanto non torna ed è troppo facilona. Resta il fatto che comunque come commedia per famiglie, ripeto, può anche garbare. Io il link lo metto qui sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram. E questa Una notte al museo l'ha visto mezzo mondo, quindi mezzo mondo probabilmente già ce l'avrà. A chi piace piace, a chi non piace non piace, a me non piace, però mi rendo conto che non è bruttissimo, è semplicemente un film che è fatto appunto per quello che deve essere fatto, intrattenere per un paio d'ore e poi essere dimenticato. Peccato che sia diventato più caldo di quello che secondo me si meritasse.